Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Un incontro informale per iniziare a toccare con mano le problematiche del doppio cratere, a noi sicuramente non ignote, così come non sono sconosciute al neocommissario, ma per le quali il confronto, soprattutto con amministratori locali, attori a vario titolo, non è mai abbastanza. Lo hanno detto i senatori Guido Liris ed Etelvardo Sigismondi, che hanno accompagnato a Montereale, in provincia di L'Aquila, il collega parlamentare Guido Castelli, fresco di nomina a commissario per la ricostruzione post-terremoto del Centro Italia, che ha accolto il loro invito a visitare l'Alta Valle della Terno, dove ci sono i comuni abruzzesi colpiti dagli eventi del 2016-2017, ma che avevano già subito gli effetti di quello del 2009, con conseguenti difficoltà di sovrapposizioni normative. Visita che, proseguita poi a Teramo, era essenziale instaurare subito un dialogo con gli amministratori e le comunità locali, che sia per noi sia per Castelli non è certo una novità, ma era importante farlo nel nuovo ruolo da commissario, commentano i due senatori, e farlo subito nonostante la coda delle festività, perché non c'è un momento da perdere per proseguire proficuamente il lavoro avviato e far sì che la ricostruzione resti tra le priorità del governo. Il neocommissario Castelli, già assessore regionale delle Marche, sindaco di Ascoli Piceno nel 2016, ha dal canto suo ribadito che la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia resta una priorità dell'agenda di governo. Uno strumento innovativo che consentirà alle amministrazioni centrali e territoriali di adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle politiche di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. È il REGIS, il nuovo sistema informativo predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato, che verrà presentato in modalità di videoconferenza domani dalle 10 dai tecnici e dai dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'appuntamento, organizzato in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stati chiamati a partecipare dalla direzione della Presidenza della Regione Abruzzo i dirigenti e i funzionari dei servizi interessati alla programmazione nazionale ed europea, che assisteranno alla programmazione della sala Celestino V di Palazzo Silone all'Aquila. L'attivazione del REGIS, spiega il direttore della Presidenza Emanuela Grimaldi, ci consentirà di dare piena attuazione a quel modello di governance che da tempo abbiamo messo in campo per risolvere le strozzature, i colli di bottiglia che rischiavano di impattare negativamente sui target di raggiungimento degli obiettivi. Per noi si tratta di un tassello fondamentale, grazie al quale potremo, nel prossimo futuro, ottimizzare la gestione di tutti i programmi, sia nazionali che europei. Per questo vogliamo trovarci pronti. Nella videoconferenza saranno illustrate le diverse funzionalità del REGIS, tra cui la gestione dei progetti e le relative informazioni anagrafiche, la rendicontazione delle spese, le attività di verifica e controllo sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi. Il monitoraggio costante e continuo del milestone target, gli esiti delle attività di audit sulle operazioni. La società unica di trasporti della Regione Abruzzo ha assunto un'altra tranche di operatori di esercizio a seguito di selezione pubblica. Si tratta di 16 autisti entrati in servizio mercoledì 4 gennaio, tutti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 10 dei quali full time e gli altri 6 part time. Tua dunque in linea con il cronoprogramma delle assunzioni previsto nel piano strategico aziendale, ha inserito nel suo organico nuove risorse umane per la mobilità regionale. A questo step di assunzioni ne seguiranno altri e nel 2023 la società unica di trasporti potrebbe prevedere altri 50 innesti di operatori di esercizio. Sul versante ferroviario invece, i 3 neomacchinisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante hanno iniziato il percorso
percorso interno di formazione con il settore formazione e regolamenti della divisione ferroviaria. L'attività formativa, molto estesa dal punto di vista temporale, li porterà ad acquisire le necessarie certificazioni per la conduzione dei treni. Sempre in ambito della mobilità su ferro, TUA ha ottenuto il ruolo di ECM ai sensi della regolamentazione europea, cioè il certificato di conformità del soggetto responsabile della manutenzione a quanto previsto dal regolamento europeo del 2019. Il titolo ottenuto infatti certifica la capacità manutentiva sui treni TUA di operare secondo gli standard di sicurezza e qualità operativa riconosciuti a livello europeo e dà la possibilità al settore della manutenzione ferroviaria di potersi aprire anche al mercato esterno. TUA con proprie risorse garantisce le quattro funzioni di manutenzione previste dal regolamento: gestione, sviluppo, gestione della flotta ed esecuzione della manutenzione. Gli obiettivi raggiunti dalla Società Unica di Trasporto Abruzzese, che ha concluso tutti gli adempimenti previsti dalle norme per realizzare opere infrastrutturali a favore della collettività. Opere che, dice TUA, stanno permettendo e permetteranno, una volta concluse, una significativa crescita della mobilità dell'interno del territorio, dalla costa fino all'entroterra, interessando tutte e quattro le province. Perfezionati entro la deadline del 31 dicembre, senza il rischio della revoca delle risorse, tutti i progetti gestiti da TUA in qualità di soggetto attuatore della Regione Abruzzo e riferiti al master plan per la realizzazione, ammodernamento e la riqualificazione del sistema regionale delle autostazioni, impianti, aree a servizio del trasporto pubblico locale per lo scambio modale gomma-gomma e gomma-gomma-ferro all'Aquila, Teramo, Mosciano Sant'Angelo, Vasto, Avezzano, Pescara, Lanciano e Montesilvano. Alle attività legate al master plan vanno sommate anche altre, sempre affidate a TUA, quelle che prevedono la messa in sicurezza delle stazioni di fermate sulle statali 16 e 17 e il fondo complementare del PNRR per i lavori di riqualificazione del deposito aziendale di Teramo. La somma complessiva riferita alle opere è di 5.725.440 euro. E c'è l'allerta della Protezione Civile per la possibilità di forti venti che sono previsti sempre dalla stessa Protezione Civile su tutto l'Abruzzo. Delle previsioni meteo però parleremo tra poco a Speranza Meteo, in onda subito dopo questo nostro notiziario. Così come invece alle 9.04 nella rubrica Speranza Sport parleremo tra l'altro anche della scomparsa di Luca Vialli, ricordato tra l'altro anche a Pescara, con una striscione che i tifosi biancazzurri hanno esposto durante la partita contro il Latina. Ed è tutto per questa edizione del nostro notiziario. Grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.